Ben ritrovati, una nuova settimana, questa che appunto sta iniziando, e come sempre noi cerchiamo di parlare, di raccontare tutto ciò che avviene nel nostro territorio, entrando anche in quelle gallerie un po' buie in cui non riusciamo bene a capire che cosa accade, ma vogliamo appunto fare chiarezza, anche perché si tratta di argomenti interessanti che soprattutto fanno parte della nostra comunità. Oggi parliamo di minori e lo facciamo insieme ad un avvocato che se ne occupa e si chiama Rosanna Corcarpentiere, avvocato del Foro di Salerno. Benvenuta per la prima volta, Rosanna. Sì, ci diamo buongiorno. Del tu. Certamente. Allora, avvocato, abbiamo parlato tanto di lockdown, no? Tutti eravamo tantissimo preoccupati per come sarebbe stata la nostra vita, per quello che sarebbe accaduto. E però non abbiamo pensato, almeno la maggior parte di noi non ha pensato a quella parte più indifesa, e cioè i minori con delle problematiche familiari. Ecco, io ero curiosa innanzitutto come sei arrivata tu ad occuparti di minori, perché prima eri penalista. Sì, è stato un caso, Rosaria. Io ero da poco avvocato, sono avvocato dal 2006, da 14 anni, e lo studio presso cui lavoravo si occupava prevalentemente di penale. Mi chiese di seguire un procedimento civile al Tribunale per i minorenni. Per procedimento civile intendo tutti quelli che riguardano una decadenza della responsabilità genitoriale, procedimenti per adottabilità e stato di abbandono, o comunque quei procedimenti che riguardano quei genitori che non hanno delle condotte così estreme da far arrivare una pronuncia di decadenza, ma che hanno comunque bisogno di seguire percorsi di sostegno alla genitorialità. Pratico, cioè, come si arriva a questo? Allora, si arriva a questo o con un ricorso di parte, cioè, per dirti, una madre ricorre nei confronti del compagno, ex marito, ritenendo, insomma, sostenendo in questo ricorso che nelle sue condotte ci siano degli estremi di pregiudizio nei confronti della prole, oppure ci si arriva con un ricorso della procura. Il ricorso della procura nasce sempre da un'attenzione dei servizi sociali, cioè c'è comunque il servizio capillare sul territorio dell'assistenza sociale, soprattutto nei piccoli paesi funziona ancora meglio perché ovviamente ci si conosce di più, gli assistenti sociali sanno bene quali sono famiglie con disagio sociale. Molto spesso il disagio sociale emerge già al momento della nascita del bambino, cioè ci sono nascite a rischio sociale, per cui è stesso il drappello ospedaliero che può chiamare servizi sociali perché ha intuito che c'è comunque o qualche problematica all'interno della coppia, o la donna è venuta a partorire sola, oppure può essere una minore straniera non accompagnata. Io sono tutrice di molte minori nigeriane che vengono dalla tratta. Guarda, mi ricordo questa cosa, perché quando, tanto per raccontarlo perché effettivamente è una cosa vera, quando io partorì mio figlio in terapia intensiva, io avevo bisogno di trasfusioni, quindi io non mi alzai proprio dal letto. Non mi potevo proprio alzare per 2 giorni. Certo. E il secondo giorno a mio marito fu detto che se la mamma non fosse andata a vedere il bimbo ci sarebbe stata una segnalazione, al che noi rimanemmo scioccati da questa cosa. Ma adesso che me lo spieghi, effettivamente, evidentemente tra di loro non avevano comunicato, insomma, che io ero allettata. Il rischio sociale nasce innanzitutto là. Quindi può nascere là, non dobbiamo immaginare le nascite dei nostri figli, fratrine, fiori, certo, e confetti. Molto spesso ci si arriva da sole, o molto spesso ci si arriva insieme a un lui di una coppia molto litigiosa, o che ne so, dalle prime analisi, certo, fatte sul neonato si capisce che è figlio di un tossicodipendente, certo, per cui devi immaginare già questo. Oppure. E da lì poi ti sei appassionata? Da là mi sono appassionata, poi a proposito di gravidanze, mi capitò di lavorare con un magistrato del Tribunale per i minorenni mentre ero incinta, seguivo un mio assistito, e questo magistrato rimase colpito dal fatto che, ma nella libera professione la norma, io lavorassi al settimo, poi all'ottavo, poi al nono, subito il nono, subito fossi tornata a lavorare, perché maternità, tu lo sai, insomma, noi, certo, noi freelance non ne possiamo avere. E per cui da allora ho cominciato ad occuparmi di minori non solo, diciamo, come avvocato, ma anche come curatore. Il curatore è anche avvocato, ma diciamo è quello che viene nominato dal tribunale per fare gli interessi del minore. Per cui è chiaro, io ho tanti bambini, bambini anche non più tanto bambini, alcuni hanno raggiunto la maggiore età, chi addirittura l'ha superata. E però lì non si può intervenire più, o ancora si può intervenire? Se sei tribunalizzato e operi questa scelta, puoi continuare ad essere tribunalizzato e quindi collocato in strutture fino ai 21. Fino ai 21 sì.
Da dopo i 21, beh, no. Insomma, così è, certo. Adulti. Ed è comunque una fase di non poco sentire, perché le strutture operano, e se operano bene sono fondamentali per istradarti al lavoro. Ti fanno prendere, a parte che ti aiutano a pigliarti la maturità, cosa non da poco, perché certo, non sempre tu puoi venire, anzi se stai in struttura molto spesso provieni da famiglie che non hanno il morso, l'attaccamento alla scuola che possiamo avere, non, mi pare brutto dire in famiglie normali, ma non tutte le famiglie hanno a cuore lo studio, questo è un fatto. Per cui non ci si rende conto che un diploma dell'alberghiero può far sì che tuo figlio vada su una nave da crociera o diventi chef in una, o anche semplicemente, appunto, cioè, possa fare il cameriere con un contratto. È chiaro, regolare. Certo. E nel momento in cui poi hai cominciato a seguire questi casi, e io me ne sono accorta perché poi seguendola anche sui social, durante il periodo del lockdown eri una delle poche. Ero molto preoccupata. Si preoccupava per questi ragazzi. Devo dirti la verità. Anche io ho patito inizialmente di egocentrismo durante, certo, il lockdown, non lo nascondo, perché ci sono stati i primi 10-15 giorni dopo il 9 marzo in cui tu hai pensato solo a come faccio la spesa, a come mi bardo per uscire, e poi ho pensato, ma mentre io sono afflitta da problemi personali, coloro i quali invece non hanno solo i propri problemi personali ma devono badare a strutture, che fanno? Per cui ho cominciato a sentire, mi sono fatta tante amicizie nel settore delle case famiglia, ho cominciato a parlare con queste mie amiche che... Quindi tu contattavi le strutture? Sì, ovviamente. Non eri tenuta a farlo, ovviamente. Non ero tenuta a farlo, ma ripeto, è una questione personale, ma poi si sono instaurati dei rapporti personali molto forti. Per cui, per esempio, ho una cara amica che ha due strutture residenziali per minori stranieri non accompagnati, soprattutto ragazze nigeriane che vengono dal mondo della tratta, per cui la chiamai e lei mi mandò dei video molto carini delle ragazze che fanno la scuola per stranieri, avevano l'esame di terza media e facevano la DAD, quindi la DAD non si è fermata nemmeno per il CPIA, che è la scuola appunto di alfabetizzazione. Video in cui le ragazze coniugavano verbi, imparavano il singolare e il plurale, avevano il quadernone con i compiti, però paradossalmente aver gestito in epoca di lockdown una struttura residenziale, per carità, è stato difficilissimo, perché devi immaginare minori imbizzarriti cui devi spiegare non si esce, non si fa, hai finito perché di fare... Perché facciamo la divisione tra residenziale, sì, e semiresidenziale. Allora, le semiresidenziali sono quelle dove si collocano minori che evidentemente o non hanno le stesse criticità di altri o hanno criticità che riguardano più che altro, che ne so, l'assistenza allo studio, l'assistenza al momento ludico ricreativo, per cui io operatore ti vengo a prendere all'uscita da scuola, ti porto in struttura, mangi da me, ti faccio dopo scuola e poi il pomeriggio o facciamo laboratorio, ti porto a calcio, ti porto in palestra o semplicemente ti vedi un film, ceni, te ne vai, alle 7, 7:30 te ne vai. La struttura a carattere residenziale è la casa famiglia classica, tu ne entri e diventi mio figlio, certo, cioè vivi da me praticamente, per cui ripeto, nella struttura a carattere residenziale che non ha chiuso giustamente, c'è poi stato il problema del rischio contaminazione, per cui parlavo con una mia amica che gestisce una casa famiglia proprio per vittime di tratta, non sono più soltanto minori, quindi esuliamo un attimo dall'ambito, sì, che stiamo affrontando. Lei mi diceva, per me è un casino perché io entro tipo astronauta, ho paura per loro, alcune sono incinte perché soprattutto nell'ambito del post tratta ci sono ragazze in gravidanza, ha dovuto gestire parti all'epoca del Covid, un distacco di placenta, corri in ospedale, non puoi entrare, spiega alla nigeriana quello che le sta succedendo. Cose che tu, anche per esperienze tue personali, sai benissimo, vallo a spiegare un distacco di placenta a una diciottenne nigeriana vittima di tratta, cioè che ti sto portando al San Leonardo e me ne devo andare. Quindi voglio dire, il Covid ha creato una serie di buchi neri di difficoltà. Per quanto riguarda, ripeto, le strutture a carattere residenziale, è stato sicuramente molto complicato gestire la DAD di almeno 6-7 persone, per cui ho sentito all'epoca del Covid, proprio all'epoca del lockdown, la responsabile di una casa famiglia di Battipaglia molto nota, la quale mi ha detto, un po' il comune ci ha dato supporti, un po' ne tenevamo, un po'
anche la beneficenza, un po' abbiamo chiesto a chi aveva i genitori fuori, se tenete un computer vi prego portatecelo, per cui tenevano una postazione nelle scale, una postazione nella cameretta, una postazione della segreteria. Perché poi erano tanti, dovevano fare tutti la DAD. Hai voglia, dovevano fare tutti la DAD, per cui oltre a gestire il problema spesa per tutti, quindi immagina noi che siamo pochi in casa, avevamo il problema di spesone di una settimana, ma fai lo spesone di una settimana per 20 cristiani e porta dentro tutto, non contaminando, insomma, mettendo loro in sicurezza e mettendo te stessa in sicurezza. E poi gestisci la DAD di tutti e le frustrazioni tue personali che hai a casa ma che le hai anche sul lavoro e le frustrazioni di questi ragazzini che erano abituati come i nostri figli ad andare a scuola, a fare sport. Quindi tienili chiusi dentro, spiegagli chiusi. Insomma che è fondamentale. Ma poi strutture dove c'è una trasversalità delle età, perché tu hai il tribunalizzato di un anno, ma il tribunalizzato di 17, per cui sono cavoli amari. Certo, diventa veramente complicato, ma ancora secondo me più difficile, lì almeno c'erano delle persone, degli assistenti capaci, no? Certo. Quindi che sicuramente hanno gestito bene anche la DAD, ma pensiamo a quelli invece semiresidenziali. Quelli semiresidenziali sono chiusi. Sono proprio chiusi, così come hanno chiuso le scuole e alcuni anche prima, perché quando si è cominciato a parlare di obbligo di sanificazione, se non so se ti ricordi, durante la settimana di Carnevale alcune scuole già chiusero per sanificare per poi non riaprire più, per cui molti hanno chiuso per l'obbligo di sanificazione ma non hanno più riaperto, il che vuol dire che questi bambini, che ripeto in semiresidenzialità andavano là per studiare, per svagarsi, per potersi lavare, per mangiare meglio, per uscire fuori da famiglie comunque a rischio, si sono ritrovate a chissà se hanno fatto la DAD a casa. Ho casi di famiglie che seguo che la DAD non l'hanno fatta o perché non avevano il supporto, perché magari solo sono procurato col comune ma abitano in zone insomma disagiate dove non arriva la connessione. Le strutture semiresidenziali molte hanno fornito il supporto DAD pomeridiano per i compiti, però a parte il fatto che se non fai la DAD la mattina è difficile che la fai il pomeriggio. E poi Rosaria, parliamoci chiaro, l'aspetto DAD è importante ma non è pregnante al 100%, se io ti sto mandando in struttura per tirarti per i capelli fuori da una situazione familiare comunque penosa, sì ti posso far fare i compiti con la DAD, ma tutto l'aspetto sociale, del gioco, della cura nel cibo, della cura nell'igiene, dell'attenzione alla tua serenità, dell'attenzione a percepire sintomi di un tuo disagio, io tutto questo lo perdo. Non lo posso vivere. Non certo. Lo posso vivere, per cui è chiaro che ci sono centinaia di minori, me lo diceva ieri, ho parlato con una mia amica che ha una struttura a Montecorvino Rovella, quelli piccoli stanno sguarniti di DAD e di assistenza alla serenità, chiamiamola assistenza alla serenità. I quasi maggiorenni, gli adolescenti, dall'inizio della fase 2 stanno a spasso. Per cui la DAD sicuramente non l'hanno fatta prima o l'hanno fatta dopo, certo. Ma stanno allo stato brado, stanno che girano, che non fanno niente, che non sono seguiti, è una tragedia e la tragedia nella tragedia è anche l'aspetto lavorativo di queste professionalità, perché io ti giusto, sto parlando... Giusto, perché chiaramente stanno chiusi, sarà arrivata la cassa integrazione. Non per tutti, appunto ho parlato con una ormai mia amica che ha una struttura semiresidenziale a Montecorvino Rovella che ha percepito solo giovedì scorso la CIG di marzo, siamo quasi a luglio, lei sì, i suoi dipendenti no, e lei mi dice io ho un marito con uno stipendio, se non ce l'avevo, se mio marito era, siamo a giugno, se mio marito era anche lui cassa integrato, cioè abbiamo un figlio, come facevamo? Quindi è chiaro che è un casino e soprattutto un aspetto fondamentale è che in queste strutture, tanto nel residenziale quanto nel semiresidenziale, abbiamo tantissimi minori con disagi psichici e con disturbi dell'apprendimento. Certo, magari autistici. Autistici, ma anche solo dislessici o quelli che appunto per il loro ritardo devono fare psicomotricità e logopedia. Ovviamente non avranno fatto nulla, niente. Quindi adesso 3 mesi indietro saranno. 3 mesi indietro, per cui... queste mie amiche delle varie strutture dicevano io ogni giorno ho costato un regresso di questi bambini perché non faranno DAD, o meglio quelli che stanno in residenziale la fanno, per cui buon per loro che stanno là dentro, perché anche se magari non tutte le scuole magari hanno attivate nella appunto, migliore maniera possibile appunto, comunque stanno lì e quindi in qualche modo vengono aiutati, ma quelli a casa non si sa. Si sono visti privati della scuola, privati del supporto emotivo, certo. Logistico,
alimentare, perché io lo dico sempre, anche un supporto alimentare fondamentale, poter mangiare e poter mangiare bene un pasto al giorno, tutti i giorni, oppure avere la sicurezza che finivano le scuole, molte strutture hanno il giardino, giocavano fuori, mettevano la piscinetta, andavano in colonia. Tutto questo attualmente in Campania non c'è, perché mentre con il progressivo allentamento delle misure non con la fase 2, non col 4 maggio, mi risulta che le strutture a livello nazionale abbiano riaperto intorno al 27, 28, 30 maggio, in Campania no. Per cui non si sa nemmeno quando. No, poche ore fa c'è stata una riunione con il piano di zona locale, per cui tutte le varie professionalità sono andate presso la sede del piano di zona per capire se, come organizzarsi, quando, sì, come. Beh, ma tanto non saranno loro a decidere, ma dovrà essere poi De Luca a livello regionale, certo, per cui giustamente non queste professionalità, al di là del fatto che hanno il proprio dissidio interiore, perché si rendono conto, come tutti i liberi professionisti, non lavoro, non guadagno, e la cassa integrazione non è stipendio, ovviamente deve ancora arrivare, no, per certo, molte persone, e la cassa integrazione, parliamoci chiaro, ti frustra, perché è un obolo che ti danno mentre stai a casa, e stare a casa, se lavori e fai questo tipo di lavoro, non ti piace. Certo. Hanno la frustrazione dei ragazzini che stanno, che va, insomma, vai a capire a fare cosa. E hanno, perché anche quelli che sono i ragazzini che sono nel residenziale, comunque loro fanno attività all'esterno. E adesso avranno perlomeno cominciato a uscire, piccole uscite controllate di gruppo, ma mi diceva questa mia amica che ha questa struttura a Monte Corvino Rovella, mi viene una botta allo stomaco a pensare che dal 15 sono riaperti i campi estivi e non posso riaprire. Allora perché il privato può riaprire e io, che dipendo strettamente dal pubblico, non posso? Speriamo che questa cosa si risolva, ma io credo che a breve, mi auguro insomma che entro fine giugno, però se magari nelle altre regioni d'Italia sono già state riaperte, è un po' strano che noi, che siamo praticamente a contagio zero, siamo a contagio zero, Rosaria, ma poi devi immaginare che questa ultima ordinanza di De Luca, penso sia del 4-5 giugno, riapre le piscine condominiali, sì, che senso sì. c'ha? Cioè, ho capito, fai sì che il condomino si faccia il tuffetto, ma i bambini? I bambini che stanno dal 9 marzo chiusi in casa, non in famiglie serene, in famiglie dove c'è promiscuità, dove c'è conflitto, dove c'è povertà, dove c'è disagio, dove ci sono grandi criticità, come fai? Come magari non sono nemmeno in grado di saper fare, accedere a tutti questi benefici che magari attualmente ci sono, perché non hanno le capacità per poterlo fare. Il mondo si è fermato e ha fatto male a tutti che il mondo si sia fermato, ma il mondo che si ferma per i bambini è peggio, perché tu devi immaginare, io ti ho fatto il caso del bambino in struttura con disabilità, ma il bambino in struttura con disabilità ha bisogno dell'ASL, per dire, sì, per andare dal neuropsichiatra infantile, sì, per andare a visita, non l'ha fatto. E poi, venendo invece al caso delle strutture residenziali, là si è creato un altro disagio, perché devi immaginare che nelle strutture residenziali si fanno gli incontri con i genitori, che sono sospesi naturalmente, ovvio, giustamente, ovvio, il genitore da fuori non può andare, può fare solo le videochiamate, ma sono anche sospesi gli incontri per quei bambini che sono sotto adottabilità con le famiglie affidatarie, per cui chi semmai aveva cominciato un felice percorso, sì, di propedeutica all'affido, quindi la coppia affidataria andava, cominciava ad appropinquarsi al bambino, sì, gli portava il giochino, anche lì finita. Quindi questa è una tragedia nella tragedia. E tuttora è ancora finita, nel senso che sì, tuttora è ancora finita. Quindi ci auguriamo davvero che si sblocchi tutto. Ecco, vedi, questa è una fase, una parte delle conseguenze del lockdown a cui onestamente non abbiamo pensato. No. Quante strutture abbiamo tra Eboli, Battipaglia? Molte. Ce ne sono tante. Molte, sì, moltissime. Vedi, per esempio io non ero nemmeno a conoscenza, sapevo che ce n'era una sola. Poi ci sono strutture che hanno sia il residenziale che il semiresidenziale, per esempio. Vedi, è una realtà a parte, tutto strano, perché per esempio alcune scuole private, quelle che hanno avuto insomma richieste, hanno riaperto da dopo il 15, sì, sì,
Hanno riaperto, mi consta, perché ho una cliente che fa la cuoca in una scuola privata a Battipaglia. Loro hanno fatto una sorta di campo estivo, sì, ed è paradossale, perché io, se pago, mi garantisco il servizio, ma tutti quanti questi bambini, che sono a carico ovviamente dei comuni, non stanno facendo niente, ed è un non senso garantire il campo estivo, garantire la riapertura della scuola privata e non pensare a chi ha un disagio enorme e a chi ha obbligatoriamente vissuto il lockdown molto diversamente rispetto ai nostri figli, perché hanno case più brutte, perché mangiano peggio, perché i genitori non vanno d'accordo. Forse Pianizzona dovrebbe farsi sentire. Dovrebbe Sono loro farsi che sentire. In questo caso dovrebbero, secondo me, movimentare un bel po', parlare con De Luca, insomma, cercare un attimo di farsi ascoltare, perché questa è una problematica seria. È una domanda forse a cui non sai rispondere, nel senso che quanti bambini possono essere coinvolti, cioè non abbiamo un'idea. Io per esempio insegnavo in una scuola dove c'era una ragazza di 16 anni, io l'avevo saputo praticamente a metà anno, che stava in una scuola famiglia, una ragazza stupenda tra l'altro, e io non sapevo di questa realtà. Lì dentro c'erano appunto bambini da piccoli a 17-18 anni, ma ne erano forse una decina, 12-13, quindi sono tanti. Sono tanti. Più di quanti immaginiamo, secondo me. Sono tantissimi, ma tu devi immaginare che una semiresidenziale, diciamo, di media dimensione ne ha 10, 12, 15, che ne so, ho una ormai amica che ha una struttura, o levano sul Tusciano, che ha il residenziale maschile e femminile, e sono perlomeno 7-8 da una parte e 7-8 dall'altra. Quindi superiamo le centinaia serenamente. Sì. Hai voglia. E sono tantissimi. Ma ben venga che ci siano. No, ben venga, sono sì. Fondamentali, sono un supporto essenziale. È l'unico modo per aiutare dei minori che sono altrimenti abbandonati a se stessi. Ma poi i genitori lo accettano. Quasi sempre no. A volte sì, a volte no. A volte ovviamente patiscono lo strappo. Altre volte godono dei vantaggi legati alla tribunalizzazione dei figli, perché si rendono conto che economicamente vengono aiutati, sì, perché mangiano, bevono, dormono magari, certo, da altre parti. C'è la cura del personale. Credo che sia un lavoro difficilissimo il tuo. Molto bello però. Però ti spacca il cuore, molto. No? Credo, insomma, nella maggior sempre. Io credo che ogni bambino che segui, insomma, anche perché leggevo tra le tue cose che appunto magari ci stai ore a chiacchierare con sì, i tuoi clienti. Ma ci sto ora a chiacchierare, e poi soprattutto a me piace dire che di ogni bambino, ragazzino, che dir si voglia, perché alcuni, ripeto, sono grandi, io so com'è il suo carattere. Molti per me non sono, o meglio, la stragrandissima maggioranza, perché poi sono tanti, non sono semplicemente un nome o un cognome, ma io voglio sapere come la pensa, che gli piace, cosa sogna. Sì, non voglio fare il discorso retorico e scontato, banale, che mi piace questo perché sono madre, penso che mi sarebbe piaciuto lo stesso. Anzi, io dico sempre che l'essere madre mi ha aiutato in questo lavoro, e questo lavoro mi ha aiutato nell'essere madre moltissimo, perché ora so meglio come ragiona un bambino e vedo meglio e più chiaramente le fortune di mio figlio. Beh, questo ovviamente sì, senza dubbio, ascoltandoti uno ci pensa e ci riflette, anche perché, ripeto, è un mondo che non siamo abituati a conoscere, anche perché il male ci fa male, no? Il vedere le cose magari un po' complicate ci fa male, e quindi ci portiamo dall'altro lato, certo, no? In linea generale è così, e quindi è bello, magari, che ne so, sarebbe bello anche conoscere delle realtà da vicino. È capitato forse un paio di volte che siamo andati in alcune strutture, ma erano strutture per persone straniere, però conoscendole da vicino ti rendi conto che alla fine sono dei ragazzi che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di vivere, e magari vengono da situazioni complicate e difficili. Quindi magari, chissà, se riusciamo magari ad incontrare qualcuno. E anche per stimolare la beneficenza, un aiuto, certo, che anche quello credo sia importante. Hai da voglia. Parte della comunità. Ma sai le strutture residenziali quanto hanno bisogno di vestiti? Ecco, vedi? O le case, perché poi devi pensare che ci sono anche case famiglia dove tu tribunalizzi il bambino, soprattutto se piccolo, unitamente alla madre. Ci sono le case famiglia, case mamma-bambino. Pensa a tutto il settore delle donne vittime di violenza. Certo. Moltissimo. Per cui ovviamente là c'è bisogno
di cannolini, c'è bisogno di omogenizzati. Loro accettano volentieri ovviamente aiuti dall'esterno, perché le case famiglia sono il più differente possibile, ci sono quelle solo bambini piccoli fino ai 13 anni, dai 13 in su, le semiresidenziali, le residenziali, quelle mamme con bambino, per cui è un lavoro complesso che ha tanti piani. E gli operatori sono nell'ambito di una stessa struttura chiamati a lavorare con la madre, con la coppia affidataria, con il bambino piccolo. È un mondo a cui tutti noi dovremmo pensare. E noi ci lasciamo con questa prospettiva, cioè quella comunque di continuare magari a seguire, a capire e magari anche a dare una mano, magari ci informiamo un attimo su Battipaglia, su Eboli, sulle zone che seguiamo maggiormente, che esigenze ci possano essere, perché un po' tutti abbiamo, no? Cose nuove a volte tenute lì. È tutto il settore dei minori che ne ha risentito. Noi ora ci siamo focalizzati sulle case famiglia, Rosaria, però tu devi immaginare che presso i comuni avvengono per esempio gli incontri protetti, cioè tutti quei bambini che sono, che ne so, che vivono con la mamma ma il padre si è allontanato perché è sotto decadenza, fanno gli incontri protetti al comune per capire se il padre sta riacquistando le competenze genitoriali, se c'è un'idoneità, ovvero se c'è un'inidoneità. Tutti questi incontri sono sospesi, per cui tutto quello che ha a che fare con l'universo minori è fermo. È fermo. Puoi fare l'incontro in videochiamata, che te ne fai? No, va bene. In videochiamata ti puoi fare l'aperitivo con le amiche il venerdì sera, certo, durante il lockdown per passare se il tempo, proprio, se proprio devi, ma certamente non puoi immaginare di fare una, ma non solo l'incontro minore genitore, proprio tutti i vari percorsi di valutazione delle competenze genitoriali, oppure che ne so, le mediazioni fra i genitori di coppie molto bellicose che hanno figli minori, è tutto sospeso, per cui tutto quello che era propedeutico alla cura, all'assistenza dei minori, è stato anche al rientro del bambino in famiglia magari. Sì, certo. Valutare se quella coppia è buona o non è buona, certo, che sia affidataria o che sia naturale, è un problema di cui si sarebbe dovuto parlare di più. Molto di più. È chiaro, mi rendo conto che in una fase storica come questa l'aspetto economico della vita di tutti noi ha avuto preponderanza assoluta, per cui ci si è molto preoccupati del commercio fermo, del parrucchiere fermo, però vedi, ora stanno venendo al pettine tanti nodi, quanti abbiamo letto i vari pazienti oncologici che non hanno fatto follow up perché non sono potuti andare in ospedale, e questo avrà delle ripercussioni sulla salute e sul sistema sanitario nazionale. Per dirti, vedi dove si è andato a infilare l'emergenza coronavirus, un ambito in cui si è andato a infilare è quello dei minori. E su quello cercheremo di approfondire, certo, magari anche con il tuo aiuto. Io ringrazio davvero l'avvocato Rosanna Carpentieri, grazie per essere stata con noi. Mi ha fatto molto piacere essere qui stamattina, oggi pomeriggio. E ringrazio anche voi come sempre da casa che ci seguite. Noi come sempre vi promettiamo che cerchiamo di raccontarvi un po' tutto quello che accade. Insomma, adesso abbiamo focalizzato su questo argomento che mi interessava, perché effettivamente se ne parla un po' troppo poco e forse non abbiamo nemmeno la coscienza di quanti bambini e di quante famiglie ci sono in difficoltà sul nostro territorio. Continuate a seguirci anche il nostro TG come sempre ogni ora. Grazie ancora e buon proseguimento.